Ciao. Quest'oggi Zampotta vuole fare un regalo ai genitori dei bambini al quale generalmente si rivolge e vorrei raccontare una favola destinata un po' più agli adulti, ma io l'ho trovata deliziosa. È una favola di Gianni Rodari, interessantissima, della lingua. L'autobus numero 75. Una mattina l'autobus numero 75, in partenza da Monteverde Vecchio per Piazza Fiume, invece di scendere verso Trastevere, prese per il Gianicolo. Svoltò giù per l'Aurelia Antica e dopo pochi minuti correva a fare prati fuori Roma, come una lepre in vacanza. I viaggiatori a quell'ora erano quasi tutti impiegati e leggevano il giornale, ma anche quelli che non lo avevano comprato perché lo leggevano sulla spalla del vicino. Un signore, nel voltar pagina, alzò gli occhi un momento, guardò fuori e si mise a gridare: «Fattorino, che succede? Tradimento, tradimento!» Anche gli altri viaggiatori alzarono gli occhi del giornale e le proteste diventarono un coro tempestoso. «Ma da qui si va a Civitavecchia! Che fa il conducente? È impazzito! Legatelo! Ma che razza di servizio!» «Sono le 9:10 e le 9 in punto io devo essere in tribunale!» gridò un avvocato. «Se perdo il processo faccio causa all'azienda!» Il fattorino e il conducente tentavano di respingere l'assalto, dichiarando che loro non ne sapevano nulla e che l'autobus non ubbidiva più ai comandi e faceva un po' di testa sua. Difatti, in quel momento l'autobus uscì addirittura di strada e andò a fermarsi sulle soglie di un boschetto, fresco e profumato. I ciclamini! Esclamò la signora tutta giuliva. È proprio il momento di pensare ai ciclamini, ribatté l'avvocato. Non importa, dichiarò la signora. Arriverò tardi al ministero, ma avrò una lavata di capo. Ma tanto lo stesso, e già che ci sono, mi voglio levare la voglia dei ciclamini. Saranno 10 anni che non li vedo e non li colgo. Scese dall'autobus, respirando a bocca spalancata, l'aria di quello strano mattino e si mise a fare un mazzetto di ciclamini. Visto che l'autobus non voleva saperne di ripartire, uno dopo l'altro i viaggiatori scesero. E sgranchirsi un po' le gambe a fumare una sigaretta e intanto il loro malumore scompariva come la nebbia al sole. Uno coglieva una margherita e se la infilava all'occhiello, l'altro scopriva una favola acerba e gridava: «L'ho trovata io, ora ci metto il mio biglietto e quando è matura la vengo a cogliere. E guai se non la trovo!» Difatti, levò dal portafoglio un biglietto da visita, lo infilò in uno stecchino e piantò lo stecchino accanto alla fragola. Sul biglietto c'era scritto: Dottor Giulio Bollati. Due impiegati del Ministero dell'Istruzione appallottolarono i loro giornali e cominciarono a una partita di calcio. E ogni volta che davano un calcio alla palla gridavano al diavolo. Insomma, non parevano più gli stessi impiegati che un momento prima volevano linciare i tranvieri. Questi poi si erano divisi una pagnottella con ripieno di frittata e facevano un picnic sull'erba. «Attenzione, attenzione!» gridò ad un tratto l'avvocato. L'autobus con uno scossone stava ripartendo tutto solo al piccolo trotto. Fecero appena in tempo a saltar su e l'ultima fu la signora dei ciclamini che protestava: ma allora non vale! Avevo appena cominciato a divertirmi!» «Che ora abbiamo fatto?» domandò un altro. «Boh, chissà, sarà tardissimo!» E tutti si guardarono il polso. Sorpresa, gli orologi segnavano ancora le 9:10. Si vede che per tutto il tempo della piccola scampagnata le lancette non avevano camminato. Era stato un tempo regalato, un piccolo extra, come quando si compra una scatola di sapone in polvere e dentro ci troviamo un giocattolo. Ma non può essere, si meravigliava la signora dei ciclamini mentre l'autobus rientrava nel suo percorso e si gettava giù per via d'angolo. Si meravigliarono tutti, eh sì, che avevano il giornale sotto gli occhi. E in cima al giornale la data era scritta ben chiara: 21 marzo, il primo giorno di primavera. Tutto è possibile.